Bentornati a tutti in questo nuovo video. In questo video vi aggiornerò sul mio parco auto, ovvero sono andato a prendere una nuova auto, però altre ho deciso di venderle. Difatti questa, che è la 320C, l'ultima che era arrivata, o la penultima mi sembra, ce n'era un'altra di là, questa alla fine ho deciso di venderla e verrà un ragazzo tra un mesetto a prenderla, quindi questa non si vedrà probabilmente più nel canale. Probabilmente andrò a vendere anche questa, E36 Coupé 318 IS con 127.000 km. Se qualcuno interessa può anche scrivermi. Questa è il 3000 di Gian, questo è il 318 Coupé, e in fondo ce ne sono altre. Però in questo video farò vedere anche il nuovissimo acquisto, ovvero un veicolo, un mezzo che mi serviva, che era veramente necessario, sia per portare le gomme in pista o magari per trasportare altre cose, quindi avrete già capito di cosa parlo, ovvero un bel doblone, un bel Fiat Doblò, colore bianco, quindi super anonimo, modello cargo qua, e si presenta in discrete condizioni, dai. Borchie di plastica, fari ancora buoni, non sono molto sbiaditi, perché è stato un sacco di anni in officina. Questo è un ex ditta, e nello specifico è ex ditta dove lavoravo prima. È motore 1300 multijet, propulsore che è famosissimo per i suoi consumi bassi. Chilometri, oh, 104.000. Davvero questo è bassissimo di chilometraggio, e sono tutti veri, appunto perché viene da dove lavoravo io e so che non li hanno schilometrati. Penso durerà un bel po', o almeno lo spero alla grande. E dai, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo mezzo, di questo acquisto. Secondo me era molto importante comprare una roba del genere, perché almeno ha un grande vano di carico, quindi possiamo caricare un po' tutto quello che vogliamo, dalle varie gomme ai motori, un po' tutto. Qua dentro è un po' buio, infatti una delle prime modifiche che andrò a fare sarà appunto mettere dei faretti, magari qua da qualche parte, di modo da riuscire a illuminare bene, perché è molto buio. Qua c'è un pianale, una piastra di ferro per caricare e scaricare, però probabilmente andrò a toglierla perché è veramente molto pesante, e perché non penso di caricare periodicamente roba col muletto. La cosa comoda erano i golfari, però magari sposterò questi golfari nei fori in parte se si riesce. E basta, questo è il mezzo, quindi per non fare un video un po' noioso iniziamo a fare qualcosa con questo mezzo. Ovvero, ho contattato Bob, gli ho spiegato che ho preso questo mezzo e tutto, e lui ha voluto fare una sfida con il suo caddy, e allora adesso andiamo giù da Bob e andiamo a fare un... Quindi adesso andiamo da Bob e assieme andremo in Messico e andremo a provare un po' il suo caddy contro il mio doblone, e vediamo un po', dai, quale va di più. Il suo è un 1.900 da 100 cavalli, 100 qualcosa cavalli, questo qua è un 1.300 da 75, quindi forse andrà di più il suo, quindi dobbiamo fare delle modifiche, ecco. Vediamo se riesco a togliere la piastra di ferro, che è molto pesante, così da riuscire a essere un po' avvantaggiato. E modifica importantissima, anche se in realtà non è una modifica, sarà fare il tagliando. Quindi adesso lo mettiamo subito sul ponte, buttiamo dentro l'olio del motore nuovo, così almeno si rinfresca tutto, un po' come le auto di Gran Turismo quando le compri usate, che gli metti l'olio nuovo e prendono cavalli. E dopo andiamo giù da Bob e andiamo in Messico e andiamo a provare un po' la sfida. Allora, qua sotto si presenta in buono stato, alle balestre, quindi se volessimo abbassarlo devo inventarmi qualcosa. Poi ha questa cosa qua strana, mi informerò a riguardo. Ha ancora uno scarico originale, che però è un po' vuoto. Caspita quanto spazio che c'è qua sotto. Ci stanno altri due serbatoi, davvero. Sembra bello, non ha grattate sotto, non ha segni né niente. È una bella stabilizzatrice anche qua davanti. I giunti sono buoni. Il motore va che fresco lì. Sembra nuovo davvero. C'è solo una leggerissima perdita di olio da, boh, penso al LGR, quello là in cima. Però davvero messo molto molto bene. Qua sotto c'è la paratia che adesso andremo a togliere per fare il tagliando, ovvero togliere l'olio, che più o meno è... Allora lì che si vede. Togliamo l'olio da lì,
andiamo a mettergli un po' di olio nuovo. Ci va dentro, penso, come tutti i mille tra multijet, sui 3,5 litri, una roba del genere. E dopo possiamo andare giù in Messico e andiamo giù con Bob e andiamo a provare, dai. 20 minutes later. Ora che abbiamo finito di mettere l'olio in questo mega propulsore, possiamo andare giù da Bob e andiamo a provare un po' contro il suo caddy. Vediamo un po' chi la spunterà. Buona, siamo arrivati qua da Bob. È già qua pronto. Allora, cosa ne pensi del mezzone qua? Bello. Ecco, finito. No, vabbè, dai, carino, ci sta, spazioso. Sì, esatto, sì, cioè per quello che devi fare. È un furgone. Esatto, un furgone. Un furgone, farà cose da furgone, sì. Non questo giro. Dai, questa volta. Quindi prendiamo il caddy di Bo, il mio fiorino, e un killet. Il mio doblone qua. Andiamo in Messico e andiamo a fare uno sparino. Un spara. Partenza da fermo primo. Partenza da fermo e gli do un caddy di vantaggio. Così tanto? Sì, ma perché verrai schiaffeggiato, okay. Vecchio. Che io ho anche la piastra, quella lì nel baule, che mi... Ma non si può togliere. È avvitata dentro, un po' complicata da togliere. Difatti qua ci sono le viti. Una, due, tre, poi ci sono quelle lì davanti. Non è proprio così facile, ecco. C'è già questo peso, figa. Sì, pesa già troppo. Dai, ti do un caddy di vantaggio. Buono. Vediamo adesso di allinearci. Partiremo con le gomme fredde. Vuoi scaldare anche le gomme? No, io tanto mi mancano i pezzi subito nelle gomme, quindi. Ok, dai. Saliamo su, metto sulla telecamera tutto. Bob ha già la telecamera sulla sua. Che punta indietro. Che ci crede davvero lui. L'ultima volta che l'ho fatto sono stato massacrato. Dai, dai, telecamerina qua. Mettiamo anche sul doblone e poi andiamo a provare. Vai, 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 vai. Perso. Alla fine sì, l'ha presa il 1300 multijet. Quindi per chi è del settore 1300 multijet, qua sotto c'è la mia mail. Se volete darmi un po' di software per poterlo mappare, perché... Anche pezzi, dai, a questo sì, punto. Esatto. No, poverino, perché non può perdere così contro il 1900 TDI. Quanti cavalli avrebbe sta cosa? Boh, a chilometro forse 130-140. 100? Oh, la madonna, pensavo 100. Adesso che chiudi, provala. Ok. No, perché tu non l'hai più provata da tempo. Buono, quindi... c'era un bel gap di differenza, un bel 80 cavalli. Sì. Dai, prossima volta allora la rifaremo appena metto mano un attimino. Magari togli anche un po' di peso. Sì, così almeno si riprende un po'. Si sente un po' affaticata. Sì, gli tolgo le piastre dietro, facciamo un po' di mappa. Magari in defab o qualcosa, decato, non so che cazzo c'è sta macchina qui. Sta macchina, questo doblone. Buoncino. Dai, fatemi sapere qua sotto se avete qualche software o che è. E poi vedremo di fare un po' di serie anche sul doblo, dai. L'obiettivo è diventare più veloce del caddy. Esatto. Impossibile. Vedrai, perché il caddy può solo diventare più veloce. No. Io c'ho mappa e scarico, basta. Io c'ho... Basta. Niente. Tu c'hai il peso. Io c'ho il peso, sono depotenziato. Il cargo. Dai, torniamo sul capannone allora. Eccoci ritornati al capannone, purtroppo sconfitti dal caddy di Bob, che io pensavo avesse 100 cavalli col motore di serie, invece ha il motore della A3, in più è mappato, non ha il cat e tutto. Sono già un bel po' di lavori, invece questo qua è tutto originale. Quindi le prossime modifiche probabilmente saranno poter accedere alla mappa per modificarla, togliere il catalizzatore, fare un bel downpipe su questo. Dopo, vedrò un po' come si mappa il diesel, non lo so neanch'io. E magari se qualcuno di voi ha da regalarmi magari qualche pezzo, qualche power parts, se non so neanche come si toglie le GR, quella roba lì, fatemi sapere qua sotto nei commenti, o altrimenti inviatemi le mail o quant'altro su Instagram. L'unica modifica che posso fare adesso per migliorarlo un po' è togliere questa piastra, che è davvero molto spessa. Per poterla togliere sono appunto questo qua, quella di lì e due lì davanti. E adesso siamo qua sul ponte, alziamo, così almeno posso vedere sotto le viti. Togliamo la piastra e vediamo quanto pesa, per me peserà un sacco. E dopo almeno dai, siamo un po' più performanti, dai. L'obiettivo è riuscire a andare come il caddy di Bob o anche di più. Nonostante quello sia un 1900, questo è un 1300. Perfetto, abbiamo tolto questa piastrona
che pesa davvero un sacco. Per me saranno più di 100 kg di piastra di ferro. È davvero pesantissimo, difatti a mano non riuscivo a toglierlo, ho dovuto usare la capretta per forza. E qua il vano bello pulito e neanche mai rovinato, appunto perché c'era la piastra, del doblone. Quindi adesso possiamo andare a chiudere qua, tec, e anche questo. Però probabilmente andrò anche a togliere questi pannelli, primo perché sono rotti e secondo perché il peso conta. Andremo a fare l'alleggerimento masse del doblone. No dai, togliendo magari le robe un po' scassate, le robe meno importanti. Ed eccoci pronti. In futuro sicuramente poi verrà magari stickerato qualcosa a tema concreto, vari adesivi, non so, dei pezzi che compro, quant'altro, perché alla fine è bello vederlo con sugli adesivi, quindi si capisce di che furgone si tratta, ecco. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate cosa ne pensate del mio nuovo mezzo, che secondo me ci stava benissimo nel mio gruppo di auto, nel mio parco auto. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video allora. Ciao a tutti ragazzi!